cripta. Dammi tu cosita. Bentornati amici di Tele Salerno 24. Quest'oggi ci troviamo ad Agropoli, in provincia di Salerno, presso la fattoria. Dammi tu cosita. Dammi tu cosita. Dammi tu cosita. Durata da pochissimo. Qui potete trovare tutto ciò che vi serve per i vostri amici animali, toilettatura, acquerologia, tutto, ma proprio tutto. Dammi tu cosita. Toma. Dammi tu cosita. Toma. Inoltre oggi ci troviamo qui perché c'è una bellissima manifestazione con il volo dei rapaci. Scopriamolo insieme come. Non è il signor? Di Marco Gerardo. Vi va di raccontarci un po' cosa state facendo qui oggi? Eh sì, io sono un falconiere, spesse volte faccio attività didattica per i bambini, per chi mi chiama. A volte facciamo il bird control, come adesso, vedi, c'è, ci sono le cornacchie che adesso... Se non la richiamiamo un attimo, aspettate un attimo, la dobbiamo richiamare. Vedi? Dammi tu cosita. Muerte para aquí, muerte para allá. Dammi tu cosita. Ay, toma. Cosita, dammi tu cosita. Ay, toma. Cosita. Dammi tu cosita. Ay, toma. Cosita, dammi tu cosita. Ay, toma. Cosita. Wow, baby. Ci sono i gabbiani che fanno territorio, vedi? Se no, altrimenti, siccome questa la uso per l'allontanamento dei piccioni e dei gabbiani, in questo momento la dobbiamo mettere in sicurezza perché loro si sentono minacciati dal rapace, perché ovviamente sta occupando il loro territorio, e sono arrivati tutti gli animali che possono, che lei caccia in natura e che li scaccia, e hanno fatto una colonia, si sono uniti fra di loro per attaccarla, insomma, per... E siccome non voglio che aggredisca animali, perché a me non piace, la uso per, li usiamo per l'allontanamento, ma non per ucciderli. Mi va di dirci com'è nata questa passione? Certo, io sono tanti anni che pratico l'arte della falconeria, sono quasi 30 anni. Era mio nonno quello che diciamo si prodigava nella vecchia e antica falconeria. Sono di Sesta Cilento, attualmente vivo a Stella. Ho 8 rapaci, tutti ovviamente con il CITES, per, come, insomma, per mantenerli in regola, come la legge vuole. E fra questi ho un gir sacro, un falco, un ibrido fra il falcone della Groenlandia e il falco sacro che usano gli arabi, che non ho portato oggi perché sta facendo la muta. Poi c'ho un gufo reale che è là dietro, e 4 Harris, che questi sono, diciamo, quelli che più uso perché si abituano e si adattano nei centri abitati, e come vedete volano in mezzo alle macchine, in mezzo alle persone. E poi sono è un ibrido fra una poiana e un'aquila, diciamo, è un parabuteo. Il suo nome scientifico è nel Regno Unito falco di Harris, e invece tipo in America, da dove viene, dalla California, lo chiamano poiana di Harris. È molto usato per lo sgombro dei rapaci, per la sicurezza negli aeroporti. Il bird control si usa per scacciare ovviamente i piccioni che stanno negli aeroporti, perché abituati ai rumori ovviamente loro non hanno paura di nulla, i piccioni, come avete visto che è successo un po' di anni fa a New York, quell'aereo che poi ci hanno fatto un film con Tom Hanks che è caduto e ammarrato nella zolliva. Ovviamente adesso in tutti, quasi tutti gli aeroporti ci siamo noi ad assicurare la sicurezza in volo di questi animali, ovviamente, che aspirano le turbine e rischiano di far cadere un aereo. I falconieri, diciamo, le rotte si incrociano tra il falco e l'uomo. L'uomo collabora con il falco e viceversa. Dammi tu cosita, dammi tu cosita, dammi tu cosita, dammi tu cosita. Dammi tu cosita, dammi tu cosita, muerte para aquí, muerte para allá. Dammi tu cosita, toma. Cosita, dammi tu cosita. Considerare che questi sono uccelli rapaci, quindi non è un cane, non è un gatto,
e non sarà mai un amico dell'uomo e non si affeziona all'uomo come un cane, però c'è una sinergia, una collaborazione. Lui non viene solo perché ha fame, tanti dicono tu gli dai il premio e viene, no, se sarebbe stato così tutti gli uccelli che sono in volo bastava prendere un pulcino, un pezzo di carne e venivano. Loro c'è un addestramento particolare che ovviamente ci vogliono anni di esperienza, bisogna capirli. Per esempio il gufo reale non può volare adesso perché è un rapace. Notturno ovviamente non vede bene di giorno e soprattutto loro hanno paura di giorno perché da predatori diventano prede, quindi farlo volare adesso significa che si va a nascondere in un posto in penombra e non recuperarlo se no poi stasera. Il contrario sarebbe stato se questo lo vogliamo far volare di sera. Questa è Lady, ha 2 anni più o meno, è un esemplare di Poiana di Harris o Falco di Harris, come lo vogliamo chiamare, che a me ovviamente preferisco questi animali di basso volo e non portare il sacro o il girsacro qua, perché sono animali che volano alti, quindi lo facciamo volare e non lo godiamo. Questo è un animale invece che vola in mezzo agli uomini, fra nei capannoni, e uno di quelli più che si adatta e si affeziona all'uomo. Mi tanto adesso perché vuole che il maschio che l'ha, che io lo faccia volare insieme, però non li faccio volare insieme perché questo è il periodo dell'accoppiamento per loro, quindi potrebbero insieme mettersi e fare riti nuziali, cioè che se ne vanno per fatti loro, poi in natura sono anche degli esploratori loro, quindi io li sto portando stamattina in un posto nuovo dove loro hanno visto per la prima volta. E non è semplice perché di solito quando fanno queste riprese i falconieri, io sono stato anche per reti nazionali di cui non faccio nome, mi hanno fatto delle riprese, vengono 4-5 giorni prima, fanno conoscere il posto, gli fanno fare territorio e loro insomma hanno un po' di confidenza con il territorio. Invece io l'ho portato qua stamattina, come avete visto, sono arrivato e l'ho messo in volo. Va benissimo. Va bene? Ringraziamo tutti gli amici di telespettatori e vi invitiamo a venire qui alla fattoria. Abbiamo esplorato insieme questo fantastico mondo della fattoria qui ad Agropoli, in via Taverne numero 9. Non mi resta altro che salutarvi. Ciao! Bentornati.